Il Pescara chiude la stagione al quarto posto. Il pareggio casalingo con il Latina non è bastato per acciuffare la terza piazza a causa della concomitante vittoria del Trapani al San Nicola di Bari. Il Delfino non è riuscito ad esprimersi come nelle precedenti gare, giocando un buon primo tempo ma una ripresa con qualche affanno di troppo al cospetto di un avversario molto pericoloso. Per gli ultimi 90 minuti del campionato sugli spalti dell'Adriatico si presentano inoltre 11.127 supporters ospiti nella Sud. In campo il Pescara proposto da Oddo vede le novità del primo minuto con Campagnaro, Crescenzi, Bruno e Pasquato. All'ultimo momento da forfè anche Zampano per influenza, sostituito da Mazzotta. Nel Latina di Carmine e Gautieri non ci sono Mariga ed Acostì. L'avvio di gara vede un Latino volitivo, anche se al decimo è Caprari dai 25 metri a chiamare Ucani al salvataggio in calcio d'angolo. Con il passare dei minuti sale la pressione bianca-azzurra con al 19° un brivido per Ucani su un tiro violentissimo ancora di Caprari che dalla distanza sfiora il palo alla sinistra dell'estremo ospite. I biancazzurri hanno difficoltà ad entrare in area pontina e così al 24° ancora Gianluca Caprari a provarci dalla distanza alzando sopra la traversa. Al 25° si vede la Padula che di testa da buona posizione mette sull'esterno della rete. Da Barre arriva qualche istante dopo la notizia del gol del Trapani. Il finale di primo tempo al 40° vede un'altra parata di Ucani sempre su Caprari e poi sul capovolgimento di fronte il miracolo di Fiorillo su Scaglia. Ma in agguato c'è sempre lui, Gianluca La Padula, che su cross di Caprari fa 27 mettendo di piatto alle spalle dell'incolpevole portiere del Latina. Nella ripresa si ricomincia al 6° con la traversa di Brusca Gin su tiro cross dalla sinistra e con Fiorillo che tocca però con la punta delle dita il pallone che termina in calcio d'angolo. Al 2° tentativo gli ospiti trovano il pareggio al 12° con Paponi che fa passare il pallone in area per Dumitru che mette in rete. Proteste del Pescara poco dopo quando Mazzotta viene atterrato in area da Brusca Gin con Baracani di Firenze che va invece ad ammonire il giocatore pescarese per simulazione. Le immagini dimostrano che il fallo è netto, ma la squadra di Carmine Gautieri si rende pericolosa anche al 14° quando Scaglia con un tiro a girare colpisce in pieno la traversa con Fiorillo battuto. Il Pescara dopo aver accusato il colpo riprende a macinare gioco ma lo fa in maniera arrembante e confusa rischiando così al 28° quando un miracolo ancora di Vincenzo Fiorillo evita il raddoppio di Dumitru. Con Cappelluzzo e Mitrizza in campo al posto di Bruno e Caprari il tecnico pescarese tenta il tutto per tutto e al 36° è proprio Mitrizza a chiamare alla respinta difettosa il portiere del Latina. E poi in zona Cesarini tante interruzioni di gioco, solo nervosismo e al 97° la festa nerazzurra per la salvezza diretta per il Pescara. La Serie A e non è una novità, passerà dunque dai playoff. Non siamo stati squadra. Tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento l'abbiamo fatto sempre da squadra. Non c'è La Padula, non c'è Caprari, Verrem e Musciai se non c'è dietro una squadra. Oggi abbiamo fatto il primo tempo da Pescara benissimo. Potevamo fare più gol, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che si è chiusa dal primo minuto e noi abbiamo trovato i varchi come solito sappiamo fare e da squadra. E poi nel secondo tempo ognuno giocava per conto suo, ognuno voleva risolvere la partita e se giochiamo così non andiamo da nessuna parte. Nella ripresa è uscito fuori anche il Latina, favorito anche, lo diciamo noi perché Oddo non ama parlare degli arbitraggi, da una direzione di gara che qualche perplessità l'ha lasciata. Aggiungiamo sempre noi che dalle immagini televisive il fallo in area di rigore su Mazzotta era calcio di rigore. Il Latina l'abbiamo fatto uscire noi, perché se avessimo continuato a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo non sarebbe mai uscita, credo. E per quanto riguarda il rigore non è una motivazione per la quale noi non abbiamo vinto, non abbiamo vinto per i motivi che ho detto prima e non per il rigore non dato. Sono arrabbiatissimo perché non è successo poche volte quest'anno, ma oggi in una partita così importante non doveva succedere. Io non so tenermi dentro le cose, sono stato molto duro anche con i ragazzi perché devono, per il loro bene, per il nostro bene, perché devono capire che tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto da squadra, da gruppo. C'è grandissimo affetto con Pescara, sono contento di aver raggiunto la salvezza su un campo difficile a Pescara. Ringrazio la squadra perché comunque mi ha supportato e mi ha sopportato, è una salvezza meritata, sofferta, perché comunque
abbiamo sofferto tanto, anche se nelle ultime 5 noi al Pescara avevamo le migliori squadre del campionato. Sono molto contento, perché comunque non era facile, però la fortuna di avere un gruppo che anche nei momenti di difficoltà mi ha sempre seguito ha fatto la differenza.